Luciana Littizzetto ha lasciato ancora una volta il segno nel corso del suo abituale spazio durante l'appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa, facendo dell'ironia pungente sulle orecchie di Re Carlo III. Nel corso dell'ultima puntata del talk della domenica sera di Rai 3, Fabio Fazio ha affrontato con i suoi illustri ospiti diversi temi di grande attualità, lasciando poi spazio alla comica piemontese che affronta diversi temi. Di fatto nel corso della puntata dell'11 dicembre, Fabio Fazio ha ospitato la deputata Elly Schlein, dando poi spazio ad una divertente conversazione con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Tra gli altri ospiti della serata anche Teo Teocoli, a cui si sono aggiunti altri nomi noti, i quali si sono seduti al tavolo, lo spazio che chiude la trasmissione. Luciana Littizzetto, la battuta su Re Carlo è esilarante, ma quando è stata la volta del momento dell'intervento di Luciana Littizzetto non è passata inosservata la spassosa battuta che l'attrice comica ha rivolto a Re Carlo III. Lucianina, così come la chiama affettuosamente Fabio Fazio, si è lasciata andare alle sue riflessioni senza filtri, dimostrando di non temere alcuna forma di censura da parte del conduttore, al quale è legata da una vera amicizia. La comica piemontese, quando ha preso la parola, ha fatto scoppiare l'ilarità del pubblico in studio e quello da casa, facendo una battuta alquanto pungente sul nuovo sovrano inglese. Leggi anche, Veronica Peparini ritorna ad Amici e rivela: ecco cosa penso di Maria De Filippi e della trasmissione, per fortuna che ha le orecchie da Dumbo, così può reggere bene la corona. Questo il commento mordace fatto in diretta da Luciana Littizzetto, nella cornice di Che Tempo Che Fa, una battuta scherzosa che ha fatto ridere di gusto il pubblico in studio, che non si trattiene quando la comica prende la parola per esprimere i suoi pareri su argomenti non solo comici, dal momento che anche quando affronta temi seri riesce ad attirare grande attenzione sulle sue parole senza rinunciare a qualche pennellata comica. Leggi anche, Aurora Ramazzotti sceglie la prestigiosa clinica dei VIP per partorire, ecco tutti i dettagli.